Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo le folle interrogavano Giovanni dicendo: che cosa dobbiamo fare? Rispondeva loro: chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: maestro, che cosa dobbiamo fare? Ed egli disse loro: non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Lo interrogavano anche alcuni soldati: e noi, che cosa dobbiamo fare? Rispose loro: non maltrattate e non estorcete niente a nessuno, accontentatevi delle vostre paghe. Poiché il popolo era in attesa e tutti riguardo a Giovanni si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. Con molte altre esortazioni, Giovanni evangelizzava il popolo. Stiamo celebrando la terza domenica di Avvento e la domenica della gioia. In questa giornata già iniziamo a gustare la bellezza del giubileo che Papa Francesco ha non solo indetto, ma ormai ha inaugurato lo scorso 8 dicembre, grande festa della Immacolata Concezione di Maria. In questa domenica nelle chiese diocesane e anche nella nostra chiesa diocesana viene aperto il giubileo, perché attraverso la porta che Cristo tutti coloro che sono stati redenti dal Signore possano gustare la sua infinita misericordia e contemplare il volto del Signore, che è un volto di amore, un volto di accoglienza, un volto di perdono. Certamente l'inizio dell'anno della misericordia sembra quasi stridente con le letture che abbiamo ascoltato, in modo particolare la figura maestosa e potente del precursore del Signore, di Giovanni Battista, che ci dà un'immagine di Gesù forte e dura. Lui, il Signore Gesù, è colui che viene a giudicare il mondo, è colui che viene a tagliare, ad eliminare tutto ciò che è male, tutto ciò che è inconsistente, la pula viene bruciato nel fuoco. Lui viene a inaugurare il battesimo di fuoco. Attraverso queste immagini vediamo come quel volto del Signore non sembra tanto un volto misericordioso, sembra un volto duro, un volto esigente, un volto che è di un giudice. E in realtà attraverso queste immagini il Battista vuole indicare la novità del Signore, la novità che viene a portare Gesù, che è una novità che si realizza nella giustizia e nell'amore, perché il Signore fa nuove tutte le cose, il battesimo di fuoco, il battesimo nello Spirito Santo, per cui Lui è il ricreatore del mondo. E davanti a questa immagine di Gesù così forte, che chiama alla conversione, chiama alla conversione le folle, chiama alla conversione i soldati, chiama alla conversione i pubblicani, anche noi ci poniamo questa domanda: cosa dobbiamo fare? Ecco la domanda che scaturisce dall'incontro personale con Cristo. Se si incontra Cristo nella propria vita e si viene affascinati dal suo volto misericordioso ma allo stesso tempo anche esigente, che ti ricrea nel profondo, ti dà la speranza, ti dà la fede e allo stesso tempo forma
e riforma il cuore a immagine sua, cioè a immagine della carità che è il Signore stesso, davanti a questa esperienza, in questa esperienza, l'uomo sperimenta non solo l'attrazione verso di lui, ma sperimenta anche la sua povertà. Una povertà che fa sì che possa continuare nella sua esistenza la presenza di Dio superandosi. L'uomo vuole superare il suo limite e questo lo fa ogni qualvolta accoglie nella sua vita, nella sua esistenza, il Signore Gesù. E non solo si chiede cosa dobbiamo fare, ma incomincia ad operare attraverso le opere di misericordia. Questo anno santo è l'anno della misericordia e proprio Papa Francesco ci ha ricordato che nella tradizione della Chiesa, attingendo dal Vangelo, ci sono le opere di misericordia, corporali e spirituali, 7 e 7, 14, un numero simbolico per indicare la giustizia e l'amore. E tutti noi cristiani sappiamo che la prima forma di evangelizzazione, più che essere le strutture, più che essere l'organizzazione, è la santità della nostra vita che attrae, come Gesù, come i santi, i quali sono veramente il tesoro della Chiesa, la bellezza della Chiesa. I santi attraggono al Signore perché in loro c'è la presenza di Dio che attira a sé ogni cosa perché è il nostro Creatore, il nostro Redentore. E allora da qui non solo un'esigenza di carattere morale, ma anche una grande riflessione. Chi è per me Gesù? Chi è per me Gesù? È fondamentale perché vuol dire non tanto credere solamente nelle verità di fede, che sono il contenuto della nostra fede, sono essenziali queste nella nostra fede, nel nostro credo, ma soprattutto fare esperienza personale di Gesù e credere a Lui e credendo fare sempre di più esperienza e convincerci che Lui è la verità che ci rende liberi. Una verità così profonda da essere anche esigente, perché il Signore ha fiducia in noi, ha fiducia nella nostra libertà, nella nostra capacità, certo con il suo aiuto, perché tutto posso in colui che mi dà la forza, così dice l'Apostolo Paolo. Ed è proprio Paolo in questa domenica che ci esorta la gioia, già Sofonia, ma anche il Salmo e poi la seconda lettura che abbiamo ascoltato ci esortano alla gioia. Dice Paolo, rallegratevi sempre nel Signore, rallegratevi. Da che cosa nasce la nostra gioia? Nasce dall'incontro con il Signore, che è il bene. La gioia è il gusto del bene. E se Cristo è il nostro vero sommo bene, allora la nostra gioia è somma e grande, nonostante la fatica, nonostante le prove e anche nella sofferenza. Il Signore diventa la nostra gioia e noi con la nostra vita, con la nostra testimonianza, le nostre parole siamo capaci non solo di trasformare in noi tutta la nostra esistenza, ma siamo anche capaci di dare parole e gesti di speranza. Allora veramente in questa domenica esultiamo nel Signore, rallegriamoci nel Signore, perché se il Signore è dentro di noi saremo capaci sicuramente di costruire un mondo nuovo, un mondo più generoso, un mondo così che sia veramente a immagine e somiglianza di colui che ci ha non solo creati ma salvati nell'amore.